Uno, via. Allora, Max 20, un album, una raccolta che i fans non se la perderanno sicuramente, ma perché lo dovrebbero prendere anche i non fans, ma quelli che sono semplicemente amanti della musica? Bah, diciamo che da venditore del mio prodotto, da promoter del mio prodotto, potrei dire che tutto sommato sono 14 canzoni che comunque rappresentano questi 20 anni di musica. Sono canzoni che più o meno sarà capitato a molti di avere già sentito in giro, ma soprattutto sono in una veste completamente nuova, perché la voce di 14 tra i più grandi interpreti e autori della canzone italiana, insomma, il valore aggiunto che loro hanno dato con la loro voce ha valorizzato i pezzi. Io da autore posso dire che certe canzoni hanno stupito anche me in questa nuova versione cantata da grandi voci, insomma, le sento più complete, più belle, più intense, quindi insomma credo che ci sia un buon motivo per prendere. E poi sono anche 5 pezzi inediti che secondo me rappresentano un'occhiata su quello che è il mio presente, il mio futuro musicale, quindi può anche essere una curiosità anche per un non fan, ecco. Tra l'altro, tra gli inediti ci sono due pezzi che hai scritto con Mauro Repetto, un ritorno molto importante. Hai scritto due canzoni dall'argomento simile ma profondamente diverse. Com'è stato lavorare con lui 19 anni dopo quel Giovedì Santo? Beh, diciamo che la cosa più straordinaria è stata che si è ricreato immediatamente un feeling, cioè quel tipo di complicità, tra virgolette, no? Quel tipo di dinamica che avevamo allora è scattata subito di nuovo, e però con delle differenze, perché poi abbiamo avuto anche la possibilità di insomma, lavorare a distanza, no? Ci siamo visti due volte e poi per il resto abbiamo lavorato a distanza. E questo è reso possibile dalla tecnologia, no? Cioè si può oggi fare una canzone comunque, no? Uno a Parigi, l'altro a Pavia o a Roma e farlo in tempo reale grazie alla tecnologia che viene in aiuto, e quindi insomma non tutti i mali vengono per nuocere nella musica. Il mio modesto punto di vista sostiene che Ti sento vivere con Giuliano Sangiorgio è la canzone che più ha avuto una nuova linfa vitale in questa nuova raccolta. Secondo te invece qual è il duetto che ovviamente sarai affezionato a tutti, ma qual è quello che è proprio una versione che ha dato veramente nuova linfa vitale secondo te? Dunque, beh, secondo me l'attualizzazione del pezzo, allora Tieni il tempo con Lorenzo è quello che cambia quasi di più il pezzo, secondo me. Il complemento, il miglior complemento dal punto di vista proprio del significato della canzone, eccetera, c'è secondo me con Gli anni con Cesare Cremonini. E, che era molto atteso da... Esatto, e la sorpresa secondo me più strana è quello che capita con Venditti, perché quando arriva lui sembra un pezzo su, cioè gli dà una solennità con la sua voce che è pazzesca. Ma in generale potrei anche dire che i pezzi che però guadagnano di più dal punto di vista proprio dell'autore sono quelli cantati da dei cantanti veri, cioè io sono uno che canta in base alle proprie... cioè io canto perché nessun altro mi cantava le canzoni, quindi ho... sto nel mio senza esagerare, perché questo è, ho una voce baritonale, sono tutta una serie di motivi per cui faccio da qui a qui e non di più. E quando un pezzo cantato da me poi viene cantato da un cantante con delle doti vocali e con un'estensione pazzesca, penso a Giuliano o Renga, con penso a Renga, esatto, penso a Neck, è dove si guadagna di più, cioè dove il pezzo secondo me guadagna di più. Quindi secondo il punto di vista ci sono dei pezzi diversi che assumono maggiore valore. Ultime due domande velocissime: verrai a Modena quando ci sarà il prossimo tour a cantare, è in programma? Ma sai, anche lì la decisione delle date, infatti noi saremo in giro da ottobre in poi, dipende sempre un po' dai promoter locali, magari se abbiamo fatto Luda facciamo Bologna, facciamo Modena, comunque sicuramente in zona verremo, quindi... Perfetto, e l'ultimissima proprio da fans: perché nel 2011 hai preferito insieme alla casa discografica andare a Sanremo con Il mio secondo tempo e non con quello che comunemente non chiamiamo amore, che secondo me è un capolavoro? Ma non lo so, sai, anche lì il problema è che a volte capita di sbagliare proprio l'uscita dell'autostrada. Io in realtà volevo uscire a Ventimiglia, solo che non so perché a un certo punto, perché io dovevo andare in Francia, ho detto esco a Ventimiglia, cioè sono uscito a Sanremo,
invece di uscire arma di taggia, cioè praticamente sono uscito a Sanremo, però appunto poi dopo ho ripreso l'autostrada e sto rigirando sulle autostrade normali, quindi tutto a posto, stiamo a posto così, con Sanremo siamo, c'è un ottimo rapporto, una città bellissima, le parti. Però quella canzone è veramente bella. No, no, ti ringrazio per la canzone, però in generale è tutto a posto così. Va bene, grazie mille, arrivederci. Grazie a te. Ciao ciao.